Metti una Dakar in camion di Gianna Fabrizi e Pietro Gasparri. Dopo la sua prima esperienza nel 2012 al volante di una Fiat Panda, l'ex pilota di Formula 1, l'italiano Alex Caffi, ha deciso di tornare sulle strade della Dakar. E nel 2013 il pilota bresciano è in gara con un camion, per la precisione un Mercedes Unimog. Una sfida difficile questa quinta Dakar in versione sudamericana, che si presenta, almeno sulla carta, una delle più dure degli ultimi anni. Tre le nazioni che saranno attraversate, il Perù, l'Argentina e il Cile. Partenza da Lima il 5 gennaio e dopo 14 tappe l'arrivo è previsto il 20 gennaio a Santiago in Cile. I chilometri da percorrere sono 8.800, con il 55% di prove di velocità. Al via 450 concorrenti tra moto, auto e camion. Sono veramente molto molto carico per questa nuova avventura, nuova perché la disputerò appunto con i camion, non più con le automobili. So che è una gara molto difficile e molto dura, però ci tengo anche a finalmente a farla anche molto bene e soprattutto a finirla, perché lo scorso anno purtroppo con le Panda abbiamo avuto un po' di problemi, tra l'altro neanche problemi grossi, quindi proprio stupidaggini che ci hanno fermato per un non nulla, quindi quest'anno siamo veramente anche abbastanza arrabbiati, se vogliamo, e vogliamo finirla. Per la lunga trasferta sudamericana, Alex Caffi ha puntato sul team che già lo supportò nella passata edizione della maratona, ovvero l'Orobica Raid di Giulio Verzelletti, team che per l'occasione ha messo a punto tre mezzi, tutti camion Mercedes Unimog. Oltre all'equipaggio composto da Alex Caffi, Antonio Cabini e Fabio Mascialino, ci sarà l'equipaggio formato da Giulio Verzelletti, Giuseppe Fortuna ed Enrico Romagnoli, mentre sul terzo camion ci saranno Marino Mutti, Andrea Pezzotti e Mattia Pegoiani. We'll be right back.